1, 2 e 3. Inaugurato il presidio fisso della Polizia Municipale di Arezzo, una mini caserma nel cuore del centro della città, all'interno dei locali che sino ad alcuni mesi fa ospitavano una mini market. In piazza Guido Monaco c'era un esercizio che somministrava il sabato sera in maniera quasi ripetitiva alcol a minori. Infatti noi siamo intervenuti più volte sospendendo l'attività fino a quando l'amministrazione comunale giustamente ha deciso di appropriarsi di questo locale per inserirci un presidio di polizia. Il presidio non sarà aperto al pubblico, ma sarà un vero e proprio punto di ritrovo e base operativa. Non è che gli agenti devono rimanere qui in maniera fissa, hanno un punto in cui possono avere l'uso di un bagno, quindi non hanno più la necessità di rientrare al comando per un servizio igienico, hanno un punto in cui si può svolgere anche la nostra attività all'interno in maniera tale di dare un servizio più incisivo e più immediato alla città. Almeno due gli agenti che vigileranno sulla zona Piazza Guido Monaco e le strade adiacenti. Resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Beh, Piazza Guido Monaco è, diciamo, il nostro biglietto da visita subito dopo la stazione per chi arriva con il treno. È poi un punto di snodo e di intreccio di vari percorsi pedonali, quello che per l'appunto va dalla stazione a Piazza San Francesco, quello che va dalla zona dei portici verso la Cadorna, quindi è un luogo dove passa tantissima gente, ma è un luogo nel quale grazie alle panchine che ci sono e che io voglio rimanere, voglio che rimangano, non le voglio assolutamente eliminare, c'è un cattivo uso dello spazio pubblico, tante persone che vengono qui e bevono, si ubriacano e diventano moleste, ecco perché c'è necessità del presidio continuo e costante della polizia locale. Insomma, ancora investimenti nella Polizia Municipale di Arezzo dopo l'inserimento di altri nuovi 15 agenti che ha permesso di raggiungere così quota 94 unità. 15 uomini in più a me mi significa ricoprire nei tre turni, calcolando ferie e riposi, tre pattuglie che posso mettere in tre zone calde della città.